Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è: Paolo Bonolis è uno dei personaggi televisivi di maggiore successo negli ultimi decenni. Il suo volto è molto conosciuto e apprezzato dai telespettatori. Tantissimi i programmi di successo condotti dal presentatore televisivo sia sulla Rai che su Mediaset dagli anni 80 a oggi. Paolo Bonolis e la triste notizia. Paolo Bonolis ha debuttato in televisione agli inizi degli anni 80 nel programma per bambini Bim Bum Bam su Italia 1, condotto dal 1982 al 1990. Negli anni 90 sulla Rai ha condotto diversi varietà, come Beato tra le donne e i cervelloni. Il conduttore si è fatto apprezzare anche in altri programmi Mediaset storici, come Tira Molla, Ciao Darwin e Il Senso della Vita. Dal 2011 conduce il game show di Canale 5 Avanti un altro, in onda prima del TG5. Paolo Bonolis ha anche condotto il Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009. Ma che cosa è accaduto nelle ultime ore? Che terribile notizia ha ricevuto il conduttore di Avanti un altro? Una notizia davvero terribile si è abbattuta sul programma Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis. All'età di appena 44 anni si è spento uno dei personaggi presenti all'interno del cast del programma dal 2019. Ci riferiamo a Emanuele Vaccarini. L'uomo interpretava il personaggio del Gladiatore nella trasmissione con Bonolis e Laurenti. Avrebbe compiuto 45 anni il prossimo 18 luglio. In passato aveva partecipato al programma come concorrente. Il decesso dell'uomo è avvenuto giovedì 7 luglio a Roma, a causa di una malattia contro la quale stava combattendo da alcuni mesi. Una notizia terribile che ha sconvolto l'intero cast e tutti gli appassionati della nota trasmissione Mediaset. Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis e opinionista del Grande Fratello VIP, ha pubblicato su Instagram una foto e una frase in ricordo del Gladiatore: riposa in pace gigante buono. Sono stati tantissimi i personaggi televisivi che hanno ricordato Emanuele Vaccarini, il Gladiatore, di Avanti un altro. Queste le parole di Francesco Nozzolino, anche lui appartenente al cast della nota trasmissione di Canale 5 condotta da Paolo Bonolis: ancora non ci credo. Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quanto ci siamo divertiti là dietro ai camerini, tante risate. È così triste e strano sapere che non ci sei più, non mi sembra vero. Negli ultimi anni l'uomo, oltre al ruolo ad Avanti un altro, aveva preso parte come comparsa in alcuni film. Emanuele Vaccarini era anche istruttore di MMA ed era molto appassionato di box e di bodybuilding. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.